saluto e ringrazio per la disponibilità Danilo Taino, inviato speciale editorialista del Corriere della Sera. Danilo, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Per parlare della fine di un'era, quella di Angela Merkel, che sostanzialmente ha già ceduto il proprio testimone come leader del partito a Armin Laschet, il candidato insomma che ha ricevuto il testimone da Angela Merkel, e quindi c'è da domandarsi che Germania sarà e anche che Europa sarà, ovviamente, data il grande ruolo insomma che ha interpretato, che ha avuto appunto Angela Merkel per la crescita dell'Unione Europea. Io però, Danilo, prima partirei da questo dato. Negli ultimi 30 anni ci sono stati 3 cancellieri tedeschi, 5 presidenti francesi, 14 primi ministri in Italia. Dato che peraltro forse è passato un po' sott'occhio, ma come dire, stonano parecchio i 14 primi ministri italiani. Certo è che anche 3 cancellieri in 30 anni sono un record, diciamo così, che sta all'opposto a quello un po' negativo italiano. Insomma, qual è il segreto appunto dei tedeschi da questo punto di vista? Trovano un leader e che piaccia o meno lo si segue, insomma, lo si segue fino in fondo, e ricordiamo che comunque Angela Merkel ha avuto più volte situazioni complicate, insomma, a livello di tenuta della coalizione, la famosa Gran Coalition che era stata poi aveva poi preso il via, insomma, in diversi anni fa. Non credo di averlo pronunciato giusto, Gran Coalition, chiedo scusa per l'accento magari poco tedesco. Danilo. No, è vero, è abbastanza un'eccezione la Germania da questo punto di vista, anche perché teniamo conto che hanno un sistema, pure corretto da un limite che deve essere superato, ma hanno un sistema elettorale proporzionale, quindi è curioso che riescano ad avere questa stabilità. D'altra parte, la stabilità è uno degli elementi fondamentali nella cultura politica tedesca, direi, fondamentali nel senso che gli elettori tedeschi pretendono stabilità sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista politico, per cui c'è una specie di ortodossia tedesca, se vogliamo, che domanda decisamente stabilità. Per quale ragione? Probabilmente, naturalmente qui le ragioni possono essere molte, ma di base è che nella cultura tedesca della nuova Germania, quella seguita alla Seconda Guerra Mondiale e al nazismo, c'è l'idea che sia stata l'instabilità della Repubblica di Weimar a creare le condizioni per la presa del potere di Hitler, e quindi si vuole tenere l'inflazione sotto controllo, si vogliono tenere i conti pubblici sotto controllo e si vuole naturalmente che ci sia un governo che è stabile. Oltre a questo, i pochi cancellieri che ci sono stati sono dati anche dal fatto che c'è un modo di costruire i leader che è ancora abbastanza tradizionale, che abbiamo conosciuto in Italia forse con la Prima Repubblica, e che è un modo grazie al quale si creano dei politici tutto sommato bravi a gestire la cosa pubblica e corretti nel farlo, e comunque capaci, nel senso che ancora il meccanismo che porta i politici prima a lavorare quando sono giovani, diciamo così, a livello locale, nei comuni e nei Länder, e poi pian piano salire verso il centro, adesso verso Berlino, una volta verso Bonn, crea dei leader politici e degli amministratori che molto spesso sono formati, sanno quello che fanno, proprio è un problema direi di formazione della classe dirigente politica. E infatti i cancellieri che abbiamo avuto, è vero che sono stati pochi, che la Germania ha avuto, è vero che sono stati pochi, però si chiamavano Adenauer, si chiamavano Schmidt, si chiamavano Brandt, si chiamavano Kohl, lo stesso Schröder, e si chiamano Angela Merkel. Quindi tutti, direi, cancellieri che hanno significato molto sia a livello tedesco che a livello europeo.
Torniamo allora alla domanda che riporta anche il nostro titolo, insomma, fine dell'era Merkel, che Germania sarà? Sarà una Germania ancora con il partito di Angela Merkel, il CDU, primo partito del paese, o insomma, cambierà anche la guida, ecco, del paese? Ovviamente bisognerà aspettare le elezioni in primavera, ma anche da questo punto di vista, insomma, il suo erede, diciamo così, Armin Laschet, avrà modo di testare la propria popolarità in elezioni regionali che ci saranno a breve, insomma, in alcune zone importanti come la Renania settentrionale Vasfalia, ma anche il Baden-Württemberg, se non ricordo male. Sì, sicuramente. E non è detto che poi Laschet sia il prossimo candidato alla cancelleria, potrebbe anche essere un altro della CDU, del partito di Merkel, oppure addirittura del partito gemello di Merkel, del partito gemello in Baviera, la CSU. Dipenderà, come dicevi tu, dipenderà sicuramente da come vanno le elezioni, in particolare del Baden-Württemberg, che saranno estremamente importanti questa primavera. Poi si voterà in settembre e io credo che ancora il partito di Merkel, la CDU, avrà la maggioranza. Merkel non era andata particolarmente bene nelle scorse elezioni, ma la gestione che ha avuto della pandemia ha riportato il suo partito attorno al 39%, che è una cifra molto significativa e che le darebbe ancora naturalmente la cancelleria. In alleanza, questa volta probabilmente, però queste cose sono tutte da verificare in futuro, probabilmente con i Verdi e non più una grossa coalizione con i socialdemocratici. Sarebbe una novità, un'alleanza tra democristiani e Verdi in Germania, ma è probabile che possa essere qualcosa del genere dopo le prossime elezioni, anche perché Laschet è molto vicino alle posizioni politiche di Merkel. E Merkel ha impostato molto della sua politica, ha spostato molto il partito da un partito strettamente centrista con delle tendenze verso il centrodestra, lo ha spostato molto verso il centro-sinistra e ha lavorato molto anche sulle questioni ambientali, per cui un'alleanza, come si dice in Germania, nero-verde, dove i neri sono i democristiani e i verdi sono i verdi, potrebbe essere nelle carte dopo le elezioni del prossimo autunno. Eh sì, perché ricordiamo come i Verdi in Germania abbiano fatto la voce grossa, insomma, alle recenti elezioni, diventando tra i primi partiti del paese. Peraltro devo fare doppia ammenda. Prima ho detto Gran Coalizione, ho quasi italianizzato la pronuncia esatta che ha detto Danilo, che è Grosse Coalizione, e ho anche detto erroneamente che le elezioni politiche saranno in primavera. No, anche qui Danilo ha detto saranno a settembre, quindi insomma chiedo scusa per la piccola disattenzione. Che abbiamo detto che insomma il testimone va ad Armin Laschet. Hai ricordato giustamente che è molto vicino alle politiche di Angela Merkel. C'è da dire che insomma la cancelliera ha avuto un ruolo anche fortemente impattante sugli equilibri europei. Insomma, da questo punto di vista c'è da capire, intanto hai anche anticipato che poi magari il candidato non sarà lui, perché lui al momento è segretario del partito, ma non è detto che sarà appunto il candidato cancelliere. Però insomma la domanda è questa: cioè l'Europa avrà bisogno di una figura tedesca che in qualche modo riesca a essere alla pari di Angela Merkel? Può fare a meno di una figura al di là della figura di Angela Merkel stessa, di una figura che la Germania mette a disposizione dell'Europa? È fondamentale, senza la Germania e senza una Germania che si muove e che prende una certa iniziativa, l'Europa non va avanti, non fa dei passi avanti. Chiunque vinca le prossime elezioni, chiunque diventi cancelliere, non avrà, almeno all'inizio, l'autorevolezza di Merkel. Questo è inevitabile, naturalmente, sulla scena, sul palcoscenico europeo. Dovrà affermarsi, dovrà dimostrare di essere in grado di sviluppare
sia una politica che vada bene ai tedeschi, ma che sia una politica orientata a favore dell'Europa. E non sarà facile perché comunque questo deve essere fatto trovando l'accordo e la mediazione con gli europei, ma anche trovando il consenso dei tedeschi, perché comunque alla fine sono i tedeschi che votano il cancelliere o la cancelliera. Quindi direi che ci sarà un periodo in cui la Germania probabilmente non sarà l'elemento trascinante come poteva esserlo Merkel. Merkel ha un'autorevolezza che le ha consentito di prendere iniziative in Europa che pochi altri avrebbero potuto prendere, anzi probabilmente nessuno. Mi riferisco in particolare a come si è usciti dalla crisi finanziaria del 2008 e alla crisi del debito del 2010-2011, la crisi greca, come la si ricorda meglio, la questione dei migranti che sono arrivati in Europa nel 2015, gestita da Merkel in modo anche, secondo molti, discutibile, ma comunque è riuscita a tenere tutto sommato l'Europa unita su questo, anche su questo, e soprattutto come è riuscita ad affrontare, a spingere, diciamo così, la Germania ad accettare il Recovery Fund e quindi la condivisione del debito europeo in questa situazione eccezionale di pandemia. Tutte cose. E poi, come Merkel è riuscita a gestire il rapporto, tenere gli europei uniti nel rapporto con la Russia, soprattutto nel momento dell'annessione della Crimea, insomma, e quindi delle sanzioni europee contro Mosca. Vero. Direi che senza Merkel questo non sarebbe stato possibile, non sarebbe successo. Quindi avremo anche un momento probabilmente di assenza di leadership forte, perlomeno all'inizio, poi vedremo, io non so se Laschet o chi sarà il prossimo cancelliere avrà la forza, l'autorevolezza e in quanto tempo riuscirà a costruirsela. Però comunque sarà un passaggio delicato anche da questo punto di vista per l'Europa. Europa che per molti versi sta un po' zoppicando su una serie di questioni, geopolitica, la gestione dei vaccini, e quindi ha bisogno di una Germania in grado. La Germania, volente o nolente, è il paese leader in Europa, e quindi senza la Germania non succede niente. Può essere, Danilo, per chiudere, che insomma, prima di concentrarsi in maniera importante sull'Europa, la Germania in generale, comunque l'erede di Angela Merkel, dovrà in qualche modo risolvere i contrasti all'interno del partito, perché comunque c'è chi fa notare, e probabilmente l'abbiamo anche toccato questo argomento, che non trova un partito unito, trova un partito diviso, e forse insomma, per garantire il naturale proseguimento insomma, dell'eredità di Angela Merkel, e quindi garantire il CDU ancora primo partito alle prossime politiche, servirà sistemare i contrasti che ci sono all'interno appunto della CDU. Sì, senza dubbio. Già il processo di selezione del leader del partito ha dimostrato che comunque nella CDU ci sono delle visioni diverse. Molti sono ancora, alcuni perlomeno, sono critici nella svolta che Merkel ha portato verso un partito più orientato al centro-sinistra che non al centro-destra. Laschet al momento non ha dimostrato e non ha dimostrato una personalità fortissima, ma non è detto che una volta presa la cancelleria, se la prenderà, non possa mettere in mostra delle capacità che fino adesso non ha avuto modo, inevitabilmente, di esprimere a livello nazionale. Ci sono altri due possibili candidati alla cancelleria, entrambi cristiano-democratici. Uno è il ministro della Sanità, Spahn, che è giovane, aggressivo ed è più, diciamo così, amato sia dalla parte giovane del partito che dalla parte un po' più conservatrice. Beh, questo vuol dire che evidentemente anche il tema dei vaccini, dato che si passa soprattutto da lì, viene, insomma, non ci sono le problematiche che stiamo invece riscontrando in Italia, se ha appunto comunque è ben voluto, insomma, da una buona fetta di popolazione.
Non c'è dubbio, è uno dei politici tedeschi che ha i rating più interessanti, anche perché appunto è stato lui di fatto a gestire la pandemia. Lui però è stato molto vicino durante la campagna per la leadership del partito, è stato molto vicino a Laschet, anzi è il vice di Laschet, e a un certo punto dipenderà da come andranno le elezioni regionali di Land questa primavera, ma comunque se Laschet dovrebbe lasciare, Spahn potrebbe essere un candidato, oppure l'altro candidato potrebbe essere il leader della CSU, cioè del partito gemello Sì. bavarese della CDU, che si chiama Söder, Marcus Söder, certo. esatto, che potrebbe essere, anche lui ha dei sondaggi molto positivi, perlomeno in Baviera, e quindi potrebbe esserci un accordo tra i due partiti che, come sappiamo, si presentano sempre assieme, uniti alle elezioni, e per mettere lui alla guida del partito. Non è detto, perché comunque tutte le volte che alla cancelleria i cristiano-democratici e i cristiano-sociali hanno deciso di candidare un bavarese, non hanno mai conquistato la cancelleria, quindi non è detto che lo si faccia. Comunque la situazione è aperta, e sicuramente il prossimo leader, come dicevi tu, dovrà mettere d'accordo il partito CDU e dovrà essere poi d'accordo con la CSU bavarese, che è tendenzialmente un po' più conservatrice. Danilo Taino, inviato speciale del Corriere della Sera, grazie. Arrivano anche i complimenti di un telespettatore, complimenti al vostro ospite che in meno di 3 minuti ha spiegato la storia e la politica della Germania fin dai tempi di Hitler con competenza e pacatezza. Buon lavoro Danilo e grazie ancora per la disponibilità. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.